Il fermo pesca, così come strutturato, non ha mai convinto nessuno degli operatori, i pescatori men che meno, che invocano da tempo un fermo scaglionato in base al periodo riproduttivo delle singole specie e non lo stop indiscriminato di 45 giorni che sa più di indocoio coio. Ma quest'anno alle lagnanze dei pescatori prima del fermo pesca si aggiungono le insofferenze dei rivenditori che alla ripresa della pesca si aspettavano tanto pesce e tanta gente tra i banchi. Ma ad oggi nulla di tutto questo è avvenuto. Dopo la pausa per il fermo pesca di quest'anno, amaro in bocca per i pescivendoli. Musilunghi quindi questa mattina tra i banchi del mercato, in piazza Andrea Costa, a Fano. Il problema è la poca varietà, le scarse quantità ed i prezzi così alti. Triglie e mazzole non incontrano i gusti di tutti i consumatori, che in questo periodo per la maggior parte ricercano sogliole o seppie. Alle 4.30 di questa mattina le poche cassette di pescato battute all'asta sono andate esaurite in meno di 45 minuti e i prezzi al dettaglio così sono mediamente più alti di 3-4 euro rispetto al dovuto. Non è andata tanto bene, il pesce, c'è il pesce basso come sempre, le triglie, le mazzole e basta, altre cose, calamari, seppie, sono venute a mancare. Beh, diciamo che dopo 24 anni che riprendo il mercato, quest'anno è stato veramente, veramente scarso rispetto a tutte le altre volte. Diciamo, le aspettative non sono state ripagate per niente, purtroppo. Sia per varietà o che per prezzo, qual è quello che... Più di tutti la quantità e anche le varietà, che sono venute a meno diverse qualità di pesce che purtroppo gli altri anni erano in prevalenza, ecco. Per il momento molto deludente, speriamo nei prossimi giorni la situazione migliore. Come potete vedere, pesce dell'Adriatico quasi zero, mazzoline, due nocchiette e un po' di triglie. Adesso due giorni, forse non so se è stato il tempo, come ieri Garbino, che hanno pescato qua vicino, però pesce ce n'è poco. Lo definirei il peggior dopoferma di tutti i tempi. Ma non a tutti i prezzi sembrano così alti. Per chi vive nell'entroterra, tipo in Toscana, questi prezzi comunque sono un affarone. Trovo abbastanza buoni, perché noi siamo abituati in città, veniamo dalla Toscana, sono molto più alti, molto, abbastanza più alti.